alla ricerca dei terroristi nel cuore dell'Iraq. L'operazione è preparata in dettaglio da Skif, Bewi, Ernest, i comandanti che la stanno spiegando ai loro uomini. Era un giugno di 5 anni fa e mi sono trovato dall'altra parte della riva del fiume e assieme ad altri ragazzi eravamo in borghese, vestiti in civile, abbiamo preso il gommone e siamo venuti da questa parte e poi è cominciato tutto. Skif oggi ha 37 anni e comanda un distaccamento di forze speciali. Sono 8 soldati speciali addestrati che insieme si muovono in tutti gli scenari di crisi in giro per il mondo. Ma quel giorno era anche lui dall'altra parte del fiume. Sapevo che stavo cominciando tutto, stavo azzerando tutto quello che avevo fatto precedentemente nella vita militare e rimettevo in gioco tutto perché incominciava il tirocinio per accedere al corso da incursore. Di fronte, Skif aveva come questi ragazzi l'ignoto, un mondo di cui aveva solo sentito parlare e una sola sicurezza. Pochi, pochissimi sono quelli che riescono a entrare. C'è tanta emozione, c'è tanta incertezza, paura, perché si sta cominciando un qualcosa che effettivamente non si conosce bene. Pensi al fatto che comunque stai cominciando da zero e chiaramente pensi al fatto di doverci riuscire. Doverci riuscire è la prima sfida. La selezione, una sequenza di prove durissime che entrano nelle leggende dei militari, con la paura in ogni istante di vedersi buttati fuori, di tornare dall'altra parte del fiume, sconfitti. Scelta, adesso state calpestando il suolo della base di addestramento di incursori del 9 reggimento Komonski. Attenzione ragazzi, ora farò un appello, man mano che venite chiamati fate vedere il proprio tesserino. Questi ragazzi appena arrivati a Livorno dalle loro caserme stanno per affrontare mesi difficili. Loro sono del 9° reggimento d'assalto Komonskin, ma lo stesso accade a pochi chilometri da qui, alla Spezia, per gli incursori di Marina. Manzini! Presente! Burgiati! Presente! Vi aspetteranno 3 settimane molto intense, diciamo dure, dove sicuramente volontà e determinazione saranno le parole chiave che vi aiuteranno ad arrivare alla fine di questo tirocinio di selezione. Seguite! Sicuramente i migliori ce la faranno, però non è richiesto niente di trascendentale, basta una buona forma fisica e, come ho già detto, la volontà e la determinazione di arrivare fino a un fondo.
In questo cammino di 3 settimane vivrete in una condizione comunque di isolamento, con il mondo esterno. Di conseguenza, vi verrà detto dall'istruttore, dovete anche lasciare ciò che vi è più caro durante la vita quotidiana. E quindi parlo di cellulari, parlo di orologi e così via. Comunque, per tutti questi giorni sarete seguiti 24 ore su 24 dagli istruttori che sono qui presenti. Preso il materiale, lo alzate con la mano destra, poi sicuramente lo infilerete dentro lo zaino. Sacco a pelo. Dentro lo zaino. Attenzione, al mio via avete 2 minuti di tempo per indossare l'uniforme da combattimento e servizio. Via! Serve sicuramente agli istruttori per sia controllare il tutto, cioè il materiale che tu hai portato, il materiale che hai al seguito, ma serve anche per far capire un determinato atteggiamento psicologico. Cioè che siamo tutti uguali, siamo tutti nella stessa situazione e da quel momento siamo un, in gergo, cioè in termine tecnico si chiama sezione, siamo una sezione che per chi ci riuscirà dovrà vivere 2 anni assieme aiutandosi l'uno con l'altro per superare determinate prove. Roti! Sì. Alfa 1, Alfa 2 Cabrato, Alfa 3 Ventosa. Alfa 7 Cescavato, sì. Alfa 8 Giovane, sì. Bravo 1 Zoluti, sì. Bravo 2 Giaffa. Via! Stand. Non è una singola prova, perché la singola prova hai idea e sai che bene o male potrà durare 2 giorni, potrà durare 3 giorni, quindi psicologicamente sei molto più propenso a superarla, perché dici bene o male resisto 2-3 giorni, poi insomma finirà. Invece durante l'80B è proprio un anno, quindi è un anno di continue prove. È il famigerato 80B per il 9° reggimento, lo stesso corso che superano gli uomini del SAS, le leggendarie forze speciali inglesi. Prove simili a quelle degli incursori di marina, il GOI, che in più sviluppano tutta la specializzazione subacquea e con i quali, sempre più spesso all'estero, lavorano insieme, come sta accadendo anche in questi giorni in Iraq. È un cammino logorante, destinato a mettere alla prova il fisico e la mente, che permette di far parte solo alla fine di un'elite ristrettissima. Un pugno di uomini super specializzati, chiamati a intervenire nelle situazioni più complesse, dal Ruanda alla Somalia, dall'Afghanistan al Kosovo. Una scelta che cambia la vita, al punto che non potremo mai farvi vedere i loro volti e li chiameremo solo con i nomi operativi. Dopo molte diffidenze, però, hanno accettato di raccontarsi e lasciarci guardare un po' nel loro mondo nascosto, fino a poterli seguire in un'operazione vera, reale, in Iraq. Nonostante questo, i loro volti resteranno nell'ombra per non compromettere il loro lavoro, visto che quello che fanno nella vita, spesso, è al di là di quanto ognuno di noi ha mai immaginato. Se potessimo fare un circuito
chiamiamolo come viene definito in sede di lezione, ordinario. Cioè, le prove fisiche sono solo l'inizio, bisogna anche studiare, molto. Si imparano le tecniche legate agli esplosivi, si fanno lezioni di orientamento, di lingue, si scoprono tutte le nuove tecnologie utili in missione. Miccia a lenta combustione di un detonatore ordinario e naturalmente dell'esplosivo. Ok. Uno in quel momento pensa a tutto quello che ti hanno insegnato e alla maniera più veloce per impiegarlo e quella più efficace anche. Chio. Il corso è l'80B. 80B e poi il perfezionamento per prendere la qualifica da incursore per autista. Qui ci ricevono nozioni di vario genere. Movimento. La parte più dura, mi ricordo, è stata l'inizio con il tirocinio di ammissione al corso, che è la parte dove vengono fatte tutte le zavorrate, le 8 zavorrate previste dall'iter, diciamo, selettivo. Anche perché sono zavorrate dove si ha pochissimo tempo per recuperare le forze, sono fatte apposta così, dove devi poter continuare a fare le zavorrate giorno per giorno anche se hai problemi di vesciche, di problemi ai piedi. Ci sono state delle prove a cui ho dovuto fare, che ho detto no, è una cosa incredibile, non si potrà fare. Invece, che cos'era? Ma anche le zavorrate, per dire, che sono corse che si fanno con gli zaini sulle spalle per chilometri, 20-30 chilometri, e dopo un po' che si corre dicevo no, non ce la faccio, proprio fisicamente. Poi invece, stringendo i denti e pensando che poi è finita quella corsa, forse avevo finito, allora continuiamo ad andare avanti. Gli allievi camminano anche per giorni con in spalla lo zaino, la zavorra, e quando arrivano in fondo spesso non c'è riposo, ci sono altre prove fisiche o addirittura ore di studio, e l'incubo è sempre lo stesso, quello di venire buttati fuori. Entrare in aula dopo che è stato mandato via qualcuno, inizialmente sai, non hai magari tanto confidenza o comunque non hai fatto ancora amicizia, perché i primi cominciano a uscire già dopo i primi 15 giorni, 20 giorni. Poi man mano diventa sempre più duro e sempre più pesante, perché si instaura un rapporto, perché è un rapporto con una persona con cui fai tutto e ti ritrovi a qualcuno che va via magari dopo 10-11 mesi che è qua. E quando entri in aula e manca quella persona, soffri perché ha fatto tanto con te e poi magari ti dispiace perché umanamente è diventato un tuo amico. Sì, mi ricordo di qualcuno del mio corso perché era una persona molto in gamba, un sergente molto preparato che dopo circa 10 mesi di corso ha dovuto lasciare la prima compagnia perché gli istruttori non l'hanno ritenuto idoneo. E mi ricorderò sempre che alla fine del corso, qua si usa poi andare a cena con gli istruttori, fare la cena di fine corso, che per la prima volta si riesce a parlare con gli istruttori da uomo a uomo, senza più il timore perché tu sei istruttore e io sono allievo, e tutti, nel momento in cui l'istruttore ti ha chiesto volete farmi una domanda, visto che adesso potete farmi, tutta la sezione, cioè tutta la sezione, nei 5 che eravamo rimasti, gli abbiamo chiesto tutti il perché avevamo mandato via questa persona. E lui ci ha dato una risposta tecnicamente inappuntabile, perché secondo me non era idoneo a fare l'incursore. Le motivazioni che più spesso spingono a un esonero dal corso sono sempre di carattere umano, mi spiego meglio. Durante il corso si cerca di individuare quello che è la determinazione e quello che è la capacità di autocontrollo dell'individuo. Questo perché
al futuro incursore viene richiesto di reagire in situazioni critiche con tempestività, in tempi brevi, cercando di prendere la decisione giusta. Per gli incursori di Marina, la parte più difficile è quella delle selezioni in acqua. È lì sotto che cambia tutto, ci raccontano. Quando fa freddo, è notte, è un'altra cosa. Ma in mezzo alla fatica, alla sfida con se stessi oltre ogni limite, nasce il team, la squadra. Un team operativo, una squadra appunto, è composto da specialisti di missione. Quindi ognuno ha un suo compito prestabilito e tutti più o meno sanno fare un po' di tutto. Siamo degli individualisti che lavorano molto bene in squadra. Negli ultimi anni accade sempre più spesso che nelle missioni all'estero gli incursori di Marina e quelli dell'esercito lavorino insieme. Tutti adesso tendono a saper fare un po' di tutto e anche per gli uomini del nono esiste una fase di addestramento in acqua. Dunque nelle varie basi ci si addestra alle situazioni più diverse. Questi uomini ad esempio stanno preparando l'inserzione anfibia di un distaccamento operativo. Cosa significa? Concretamente adesso stanno andando verso un elicottero che li porterà in mare aperto. Da lì si tufferanno con un gommone particolare autogonfiante e grazie a quello potranno raggiungere l'obiettivo della loro missione. Prima della partenza Skiff, il comandante, ha verificato i compiti di ognuno. Adesso si tratta di fare tutto in pochi minuti, poi puntare verso terra dove si trova l'obiettivo. Passata la selezione, cominciano gli addestramenti in preparazione delle operazioni reali. Gli incursori sono quegli uomini che arrivano in territorio nemico molto spesso prima delle forze convenzionali, che si muovono verso l'obiettivo da colpire senza essere visti, nell'ombra, di notte,
o mimetizzandosi con l'ambiente. Per poter agire, per preparare un'operazione, serve conoscere tutto dell'obiettivo, la struttura, quante persone si trovano all'interno, le caratteristiche del territorio. Se io ho degli apparati che possono essere dei sistemi di armamento, che possono essere sistemi di rilevazione, qualsiasi tipo di apparato, sofisticatissimo, ma io non sono addestrato, questo si riduce a zero. Quindi principalmente ci vuole l'addestramento in tutte le cose. Però ovviamente un apparato moderno che mi consente di avere dei privilegi e dei vantaggi sugli altri mi agevola il lavoro in una maniera incredibile. E per questo la tecnologia è fondamentale. Con le fotocamere, i computer, i sistemi di trasmissione, gli uomini delle forze speciali acquisiscono tutte le informazioni utili sull'obiettivo e le trasmettono al centro di comando che prepara l'azione. Solo con queste informazioni l'operazione può essere studiata nei minimi particolari. E la preparazione è l'elemento essenziale per la riuscita, ma è anche quello che permette di evitare tragedie nel caso in cui le cose vadano in modo diverso dal previsto. La cosa più difficile è sapere cosa bisogna fare se qualcosa va male. E questa è veramente per un comandante la fase della pianificazione più complessa, perché ti rendi conto che tantissime cose potrebbero andare male. Il gruppo è la cosa più importante, perché è il gruppo che ti fa sentire sicuro e ti fa sentire protetto, perché quando noi lavoriamo sul terreno siamo veramente in pochi. Se non ci fosse questo grandissimo affiatamento, uno andrebbe sul terreno insicuro. Invece la forza del gruppo, le difficoltà che tutto il gruppo deve affrontare, ti dà la forza per andare avanti. Pronti? Queste tecniche, ripetute decine di volte in addestramento, sono le stesse che nella realtà gli abbiamo visto applicare in Iraq durante operazioni che di simulato non avevano più nulla. Gli addestramenti, il lancio è fondamentale. È un mezzo importante di inserimento, spesso dietro le linee nemiche. Tutta questa serie di prove, tutta questa serie di corsi che si fanno, che all'inizio sembrano difficilissimi da superare, quasi questa montagna così alta che... Ma riuscirò a farcela, non ne sarò in grado, fare i lanci, buttarsi. E loro raccontano che è una cosa da imparare in fretta. Quando salti da 8.000 metri con addosso 40 kg di zaino, qualche volta una mitragliatrice, una radiotattica e hai un respiratore sulla faccia, o impari o sei morto. Gli addestramenti sono una garanzia sul futuro. Con un momento sinceramente non ci pensi. Sai che sei addestrato, che certe cose le puoi fare, perché sai che le puoi fare e vai avanti, vai.
questo la fase di addestramento dura tutto l'anno. Chi non è in missione si addestra in tutti gli ambienti. Le marce in montagna sono di quelle che mettono a dura prova la tenuta fisica degli incursori. Si continua a salire anche sotto zero per ore, 8, 10, 20, fino a raggiungere l'obiettivo. Ogni tappa consultano le carte, si controllano a vicenda. Qualcuno fa sempre sicurezza per il resto del gruppo. È una famiglia, un'alleanza. Che tu sai che quello che stai facendo lo stai facendo per te, ma soprattutto per chi ti sta intorno. Esco, ci voglio. Li seguiamo nella neve di notte, fin su in cima, dove gli uomini di Skiff hanno costruito un riparo. Quando qui 25, per noi nessuna novità, riprendiamo il movimento, passo. Massima concentrazione, sempre. Skiff e i suoi sanno che solo addestrandosi così si riesce a agire al meglio, anche quando i nemici diventano molto reali. Da 20 anni le loro missioni hanno i nomi di tutti i teatri di guerra, la Somalia, il Ruanda, i Balcani, ma molto spesso non si tratta di azioni spettacolari, sparatorie, scontri a fuoco. Qualche volta l'operazione si traduce semplicemente nello stare quasi disarmati in territorio ostile, conquistandosi la fiducia della gente. Un giorno sono riuscito a incontrare questa persona, proprio per strada, e con me era uno che parlava il serbo. Gli ho chiesto, dico, scusa, chiedili al segretario come mai non ha intenzione di parlare con me. Questo in strada si è girato, si è voltato verso di me e bruscamente mi ha detto: io vorrei parlare con lei e vorrei quasi metterla alla prova, vediamo un po' se come tutti gli altri militari o se effettivamente voi italiani qualcosa di differente, come dite di esserlo, ce l'avete. Gli ho chiesto cos'è che voleva. E lui mi fa: io sono parecchi anni che non faccio una visita al cimitero dove sono stati seppelliti i miei genitori. Il cimitero si trovava a Eliza, era una località ormai in mano ai musulmani, dunque i serbi erano andati tutti via. E ci ho pensato un attimo, ho detto va bene, non c'è problema. Solo che la mattina dopo, invece di una sola persona, se ne presentano 30 con un autobus. Il maresciallo non ha scelta, ha dato la sua parola. Parte con un altro operatore, 2 pistole e 30 serbi verso il territorio musulmano. Dal nemico, in pieno giorno, solo per tener fede a una promessa. Le ultime missioni sono quelle in Afghanistan e qui, in Iraq, a Nassiriya, in mezzo al deserto. Anche al campo di White Horse, tra i soldati italiani, non sono in molti a sapere dove vivono i distaccamenti del Nono e del Goi. Conoscerli, convincerli a parlare con noi, i giornalisti, all'inizio non è un'impresa facile, preferiscono pensare al loro lavoro, agli addestramenti che continuano anche qui in teatro. Non sono persone abituate a essere al centro della scena, la loro forza di solito è proprio agire nell'ombra.
Poi, testardamente, un giorno riusciamo a seguirli, saliamo con loro sui VAV, questi fuoristrada modificati per gli attacchi. Andiamo al poligono, che non è altro se non un pezzo di deserto, in mezzo al nulla, con una carcassa di autobus. Loro provano e riprovano per ore azioni, mosse, coordinazione. Attivazione! Di fuoco notevole rispetto agli altri, sia diurna che notturna, sparare a lunghissime distanze, avere in tempi rapidissimi una reazione di fuoco immediata e voluminosa. Questo ti permette, o meglio dovrebbe permetterti, perché poi è tutto un punto interrogativo, di portare a casa la pelle, insomma, ecco. Una mattina al centro di Whitehorse si posa un elicottero della Marina. Gli incursori del GOI sono i primi a uscire, poi arriva anche il distaccamento del nono. L'esercitazione è il fast rope, il basettone, la corda che spesso viene usata per calarsi su un obiettivo in un tempo rapidissimo. Noi, a questo punto però, vogliamo capire chi c'è dietro il mito delle forze speciali. Qual è la storia di un incursore? La loro tana è una zona off-limits, vietata agli estranei. È il loro covo dove si riposano, si preparano, dove andiamo a cercarli per capire meglio chi sono. E alla fine si raccontano. L'ho voluto fare. Ho voluto fare perché mi si era presentata l'occasione, ho detto ci provo. E sono riuscito ad arrivare alla fine. Durante il periodo che sto qui provo a dire a chi sta a casa e che sa che io sono qui di non divulgare l'informazione, di non dirlo, perché è più facile per me quando rientro riprendere il tutto.
piuttosto di dover rispondere a delle domande per il primo mese. Se la gente non sa dove sei stato, cosa hai fatto, il lavoro che fai, tu torni e riprendi dove avevi lasciato. E dov'è che avevi lasciato? Com'è la tua vita quando non sei... Allora, nel pezzo non in cursore. Ma è una vita molto tranquilla, normalissima, dove, come tutti, uno prova ad avere degli equilibri tra la famiglia, tra il lavoro, tra tutto. È una vita dove esci, vai a fare la spesa, compri il pane, compri il latte, le cose più normali. E facendo la cosiddetta vita normale non senti tutta la distanza con le cose che ti capita di vivere, di provare, Sì, fare. Però secondo me è importante fare lo stacco. È importante nel nostro tipo di lavoro fare due vite. Cioè due vite ben distinte, ti aiuta secondo me parecchio. Anche Skiff, il comandante del distaccamento del nono, si decide a dirci un po' di più chi è. Ed è un lavoro che può sembrare molto particolare, ma per noi poi diventa una cosa normale, perché stando tra di noi comunque si sta tra persone che hanno famiglia, hanno figli, hanno persone a casa e sono sicuramente in pensiero nel momento in cui noi siamo fuori, però per noi diventa una normalità, pur sapendo che in questa normalità è comunque un qualcosa di diverso da quello che fanno gli altri. C'è una vita normale? Sì, certo. Quella di un tranquillo professionista. Uno che fa il proprio mestiere, cerca di farlo nel migliore dei modi e stacca la spina poi quando è libero, quando ha tempo libero e si gode la vita come tutte le persone normali. Ecco, lo stacca la spina mi interessa. Tu parli del tuo lavoro, di cosa fai? Beh, nella media no, diciamo che quando entro in contatto con persone che non conosco, soprattutto se sono anche all'estero, in viaggio così, non dico chi sono, non dico cosa faccio ovviamente. Oppure se una persona la conosco da poco, ho i miei mestieri di copertura, chiamiamoli così. Poi ovviamente per le persone che mi conoscono da tanto tempo e alle quali non vale la pena di raccontare bugie, loro sanno molto di me, non tutto ovviamente. Tendo a presentarmi come una persona che fa altre cose. Tendo a presentarmi come un militare, un paracadutista, ma non come incursore. Perché? Perché poi ti farebbero magari delle domande alle quali è difficile rispondere senza banalizzare il tutto e magari non sarei capace di estendere a loro quelle che sono le mie esperienze, le mie preoccupazioni. Io come tanti miei colleghi ho una vita normalissima, ho una vita dove sto con la famiglia, ho i miei hobby, frequento la palestra come frequentano tante altre persone della mia età, ho una vita forse anche più tranquilla dei miei amici invece al di fuori del mondo militare, perché io quando vado a casa spesso ho l'esigenza di rilassarmi, invece chi fa un lavoro magari rilassante nel tempo libero cerca qualcosa di più stimolante. Quando tu torni a casa da una missione, quando sei in Italia, chi sei? Nel senso, che vita fai? Normalissimo. Della persona più normale del mondo, che gli piace stare tantissimo in casa, che piace divertirsi, nel mio caso con la moglie e il figlio, che piace stare con loro, che... Tua moglie lo sa esattamente cosa fai? Sì, ha una vaga idea, perché purtroppo totalmente estraneo a questi fatti non riesci a essere, cioè perché... Però io cerco di dire non ti preoccupare, stai tranquilla, non è niente di grave, va bene così. Però ecco, non sto, almeno nel mio caso, cerco di tenerli fuori, loro sono la mia parte, come dire, più normale, ecco. Cioè, quando io sto con loro non penso al lavoro, non penso a queste cose qui. Il lavoro, ok, il lavoro, lo faccio,
mi impegno tantissimo come del resto gli altri, però non cerco di non farlo entrare nella mia vita privata, anche se non ci riesco quasi mai, perché poi in fin dei conti sono tanti sacrifici, insomma, che la famiglia sopporta, tanto tempo fuori casa, lontananza da loro, la mancanza proprio del sorriso di tuo figlio, ecco. Il tuo bimbo quando ti telefona cosa ti dice? Ah, non scherziamo e giochiamo, cioè per telefono si pensa a scherzare, mai a, almeno io personalmente, mai a trasmettere neanche il minimo di tensione che magari in quel momento può esserci, quindi sempre sorrisi, sempre battute, sempre... Lui sa che faccio i lanci, gli piace, basta, tutto lì. Normali, fino a quando arriva l'ordine di attivazione e tutto cambia in un istante. Domattina all'alba ci sarà un'operazione vera, a Nassiriya. Sono finite le simulazioni, gli addestramenti. Skiff spiega ai suoi di cosa si tratta. Li convinciamo a portarci con loro. Seguirà adesso l'abitato di Nassiriya, all'incrocio, giriamo a sinistra verso il centro della città e raggiungiamo poi il fianco prima dell'obiettivo. La partenza è prevista per le 4:30 del mattino, ma alle 4 alla base sono quasi tutti pronti. Un sorso di caffè al volo, qualcosa da mangiare. Poi via a recuperare l'attrezzatura. Da quel momento la concentrazione è totale. È una cosa automatica, praticamente vai quasi in autopilot, i sensi si attivano tutti insieme, si amplificano, sembra quasi che l'udito migliori, la vista migliori, sei pronto. Un occhio agli orologi, sono le 4:30, si parte. L'obiettivo dell'operazione è un gruppo di case di Nassiriya. Guidando, mi concentro sulla guida, devo essere veloce, devo essere repentino nell'arrivare lì, non devo magari fare dei movimenti strani e quindi provocare magari lo scoppio di una bomba. Dopo riesco ad assimilare tutte le emozioni che mi sono venute in quel momento, ma in quel momento lì sei talmente concentrato che quasi quasi non ci penso. La sento ovviamente la tensione e anche la vogliamo chiamare paura. Secondo informazioni di intelligence, lì dentro dovrebbero essere presenti alcuni uomini in contatto con gruppi terroristici. Non è ancora passato un mese dal 12 novembre dell'autobomba Animal House. Trovare chiunque sia legato ai terroristi è la priorità numero uno. Le auto vengono lasciate a distanza dagli obiettivi. I distaccamenti del Nono e del GOI si preparano ad agire. Ognuno di loro ha in mente una mappa studiata a computer e le foto di quelle case. Sanno esattamente dove andare. Serve una scala. Camminiamo in silenzio assoluto, strisciando sotto il muretto che copre il nostro passaggio. L'effetto sorpresa è fondamentale. Arrivati alla casa, prima di agire, hanno l'ordine di lanciare un avvertimento. È troppo alto il rischio di colpire persone inermi. Oh.
L'interprete chiede in arabo di aprire. C'è un attimo di esitazione, poi, fortunatamente, qualcuno apre. Ecco, c'è qualcuno, eh? Due persone, un uomo e una donna. Ragazzi, attenzione, la nostra stanza sta scendendo gente giovane, eccoli, va, ti faccio uscire, vieni, porta la ragazza, okay. Tieni lui, vieni, vai, tu, vai. Gli operatori entrano nella casa, le donne e i bambini vengono lasciati da una parte, gli uomini, okay, su cui c'era la segnalazione, portati all'ingresso e poi via. Allora, fate entrare... Parte dall'ultima fase, fate entrare le donne nella casa, sconfiggiamo gli uomini e... Il tutto si conclude in una manciata di minuti. I sospettati adesso finiranno nelle mani di altri. La loro operazione finisce qui senza aver sparato un colpo. Giovanni! Tra poco, prima ancora che sorga il sole, saranno di nuovo al campo senza che nessuno possa nemmeno immaginare le cose che hanno fatto nelle ultime ore. Poi, anche per gli uomini delle forze speciali inizierà una nuova giornata, gli addestramenti, il poligono, in attesa della prossima attivazione, perché per loro questa è la vita normale. Thank you.